sono fidanzate, non ho ancora capito. Beh sì, Anna e io non siamo sposati. Abbiamo appena saputo di questa cosa qua. Insomma, aspettiamo un bambino. E francamente siamo parecchio indecisi. Non siamo proprio convinti di volerlo. Guarda che quello è un pensiero più sbagliato che posso fare, signorina. Le dispiacerebbe farmi sedere accanto a lei? Beh, anche se non si sposano per il momento, pian piano, poi in seguito. Vero? L'importante è che lei non l'abbandoni. Quello deve avere la coscienza per il figlio, lo deve fare anche per lei, poverina. Perché una volta che lei l'abbandona, questa povera ragazza cosa fa? Dovete considerare anche questo, perché è una donna dopo. Si laurea, vero? Certo, poi pian piano, con il tempo... E lei l'ha voluti tutti i suoi figli, signora? Con gli ogni 2 anni? Lei faceva un anno incinta, un anno allattando, un anno incinta, un anno allattando, per tutta la gioventù. Ho fatto così, tutta beh, così non è bello, eh? Cioè, di queste cose quando non c'erano le precauzioni che si potevano usare adesso. Come, scusi, ai suoi tempi? Non se ne parlava di queste, e che ne sapeva di queste cose? Ma sono in modo tutto cambiato, grazie Lorenzo. È tutto cambiato, lo so. Perché anche nel mondo in cui viviamo non è tanto facile viverla così la vita. Ah sì, perché quando è arrivata tua mamma, che erano 10, cos'era la vita? Tuo padre andava in giornata e toccava a dividere quello che aveva. Appunto perciò. E allora era più difficile prima da adesso, stai tranquilla. Non credo. Tu quando immagini, ora ci sono più esigenze. Signora, quello, deve considerare. Io non lo voglio mettere questo, perché quando io li ho levati, non ce n'erano solo, signora. Ma sia secondo me erano diverse, un quali pezzo sono di pane, bastava un e quali sono le esigenze? No. Il lusso è l'esigenza no, di avere. A parte il lusso, anche per allevarli come alimentazione. Sì, infatti i miei figli che ne sono allevati, alimentati come dice lei. Appunto, sono ma tutte erano belle tutti forze, sempre, signora. Allora non mangiavano, ma erano tutti sani. Adesso tutti con la carne, no, tutti ammalati. Ha visto? Allora la colpa è vostra che le ha levate così con i farinacci, bambini. Sono altri tempi. Ma no, signora, guardi, no. Ma l'esigenza, io non voglio capire questa parola, esigenza. In che senso l'esigenza, signora? Nel mangiare? Anche nel vivere, sì. Anche nel vestire i figli. Tu sei del mio paese, sei vissuto vicino a me. Dimmi in che tempo ho levato la famiglia mia e cos'era la mia famiglia tu, dillo adesso. Sì, tanto ma a me è pure come ti mi dai mia allora, mamma. Dillo come erano levati i miei figli. Ma adesso sono diverse le cose, eccetera. È torrato. Guardi, io li ho studiati. Quando le stava? Si trovano a metterla. Adesso no. Come? Con un vestito, fin quando le stava al ragazzino o alla ragazzina, sì, continuavano a mettere. E perché adesso oggi ne compri uno, domani ne compri un altro? Per essere più avanti dell'altra amica, non per altro. E appunto, abbiamo più esigenze noi, ma anche la società che cresce. Beh, io ho un figlio geometra, loro lo sanno, ce ne ho uno geometra, una capostazione, ce ne ho. Beh, questo geometra, tanto lo conoscono loro, va più di 800.000 lire al mese, di stipendio solo. Quando viene lo stipendio, cosa vuoi che sia, mamma, non basta neanche al mese, infatti. Ma corpo di chi la cria, ma tu sei brulente, già è un fortunato. È un fortunato solo. Allora, avere lo stipendio è già... Signora, me lo dite che non mi fa arrabbiare allora? Me lo dica lui. Bene, loro hanno la casa e tutte quelle... E hanno casa, hanno tutto le altre... E noi che ci deve pagare l'affitto tutti i mesi? Ma che lusso! E allora come fanno a bastare i soldi? Ah, non lo so. Non una parola talmente facile dire non mi basta, anche se hanno 1 milione. Allora qual è egoismo anche? Ma come sarebbe questo decidere? La donna non decide mai avere un figlio. È solo lei che deve decidere. È solo l'uomo che deve decidere questo, non avere un figlio, non la donna. Che decide? Lei lo vuole? Lei lo vuole il bambino? A farlo venire al mondo, lo vuole? No, ma ora io parlavo in generale. Cioè, se la donna il figlio lo vuole o no? Secondo me ha il diritto di scegliere. Ecco perché anche se lei dice... È un diritto, no? Non credo che la signorina abbia detto dammi un figlio, fammi fare un figlio. Non credo che anche lei avrebbe detto così. Lì subentra l'ignoranza in certi casi. Mia nipotina si è sposata a 14 anni, mi dica lei. A 14 anni, la figlia di Sabonamè Angela, Anna. 14 anni e mezzo, perché aspettava il figlio? Si è sposata? 14 anni? Sì signora, 14 anni e mezzo, lei aspettava il primo... A 15 anni avevo quando ho avuto la bambina. Lo sa, mi dica lei che avvenire ha avuto questa povera ragazza. Io però, guardi, a quell'età io la colpa la do ai genitori, non a... Questa è la chiave che ha i genitori. Vabbè, se il figlio ce l'aveva. Ma cosa? Ma una ragazza di 15 anni doveva lasciarli avvicinare uomo. Io è quello che sto dicendo, no? Prevenirlo prima, sì. Ormai che il fatto c'era. Beh, è logico, è una volta che c'è. Prevenirlo, sì. Ma lei per esempio che farebbe se al giorno d'oggi? Nel suo caso?
Io ci sono stata prima di lei, nel suo caso. E cosa ha fatto? Cosa ho fatto? Me lo sono tenuta. Cosa potevo non fare? Non glielo sposata neanche lei. No, e non sono ancora, c'ha 10 anni mio figlio. E non l'ha sposata? No. E adesso ce l'ho con me il bambino e sto lavorando e c'ho una casa aperta purtroppo. E non l'ha manco legittimato? Ma io non glielo lascio legittimare, perché poi lui potrebbe essere padrone e me lo porta via. Dopo 10 anni di sacrificio che ho fatto. Lavorando, meschina. Lavorando, e poi la gente sa nei paesi come sono, le critiche. Io ho lasciato perdere questo a parte perché ho voluto bene mio figlio. Non mi interessa niente. Senta, ma il paese dove abita lei è molto piccolo. Sì, qui in questo, a Durazza, praticamente. Dove tutti si conoscono. Ecco, puoi immaginare nei paesi le critiche come vanno a finire. Lei ha avuto molto coraggio. Certo che l'ho avuto, perché ascolti, chiedevo aiuto a lui perché non potevo chiedere altri aiuto. A mia madre no, perché avevo paura. Eppure, poverina, anche lei ha superato la crisi. Mi ricordo che rimase 15 giorni piangendo. Continuamente, poverina. E che a me poi non neanche mi parlava per niente, guarda che ne ho passato anch'io. Io voglio bene mio figlio e sono orgogliosa di averlo. Lei se l'ha levato da sola, preferito? Cioè, con l'aiuto di mia madre, però, si intende, perché mia madre, poverina, mi ha guardato anche ora, per dire. Ma, insomma, fino ai 4, il bambino aveva, cioè, quando io sono andata a lavorare a Cagliari, il bambino aveva già 3 anni e mezzo. Io stavo a casa dei miei genitori, poi io mi sono decisa, perché ho visto che lui non si decideva a niente, ho deciso e me ne sono andata a lavorare. No, lui è della parte di Nuoro. Comunque stavamo a Cagliari tutti e due. Io stavo da mia sorella e lui a casa sua, no? E quindi poi io ho avuto il figlio e lui mi diceva quando nasceva il bambino che allora sarebbe risolto il caso. Invece ho visto che io non l'ho mai sforzato per dire sposami, sposami. Io uscivo lo stesso con lui anche se avevo il bambino. Il bambino andava pazzo, lui, per il bambino. Mi diceva, dice, un giorno, dice, chissà, ci sposiamo. Io poi ho aspettato, visto che lui non si decideva, allora io... Ho smesso di dire? No, per niente. Cioè, lo lasciavo perdere così. Quando ci capitava il caso di vederci così per strada, ci vedevamo, lui mi aiutava per il bambino, lo vestiva. Ci pensava anche lui per questo. Poi, quando ho visto che non si decideva... sposarmi, mi sono decisa e mi sono messa a lavorare, perché poi io... Senta, e lei cosa ha fatto per il primo... Nel primo momento? Cosa facevo? Ero nelle sue condizioni. Non volevo dirla a mia madre, infatti non ho detto mai niente a mia madre. Se ne è accorta lei, perché avevo paura, avevo 23 anni ancora, 23 anni e non capivo un accidente, guardi, poche parole. Davvero, sinceramente. Ero così, non lo sapevo. E allora, quando ho visto così, mi sono confidata con un'amica. Lei non sapeva che avrebbe potuto avere... Sì, che lo sapevo, sì, ma non sapevo come risolvere il caso, dirlo a mia madre. Io ne parlavo con lui, ma lui cosa mi aveva detto, consigliato? Di buttarlo. Quando io mi sono consigliata con lui, gli ho detto, guarda, io aspetto un figlio. Dice, ma io cosa ci posso fare? Dico, come? Cosa ci puoi fare? Lui era anche molto più grande di me. Puoi immaginare che aveva 12 anni più di me lui. Lei aveva 23 anni io. 25 anni? Sì. E lui mi è uscito, sa cosa, con 10.000 lire, dice, vai a buttarlo il figlio. Io quando ho sentito così sono rimasta di pietra perché, ripeto, non sapevo ancora cosa mi poteva causare questo. Io gli ho detto, no, io non lo butto, io lo tengo. Non ho avuto vergogna di coricarmi con te, neanche vergogna di levare il figlio. Infatti io mi sono tenuta il bambino. Adesso c'ha 10 anni c'ha adesso. E poi io... Sì. È un bel bambino. Poi io, insomma, mia madre l'ha saputo e così via. E poi dopo 3 anni e mezzo me ne sono venuta a Cagliari a lavorare. E cosa sei messa a fare? Lavorare, sa cosa faccio? Vado a fare le pulizie alla regione. Ah, Purtroppo mi è toccato per forza mettermi a lavorare. Ma è un posto fisso? Sì, sì, fisso, sì. Comunque sono bel bagaglio. Insomma, non è che sia... Io lo trovo un lavoro come un altro. Perché oggigiorno, guardi, ha ragione la signorina che non è che sia tanto facile trovare un lavoro. Comunque, guardi, io non rimpiango di avere questo figlio, perché, per carità, io adesso ho una casa, ce l'ho arredata, tutto lavorato da me. E io da lui non ho chiesto più niente. Sono più di 2 anni che io a lui non gli ho chiesto più niente. Infatti io non mi sono mai abbassata a chiederle niente. Lui non poteva sopportare questo, perché io, non, anche se avevo bisogno, non glielo facevo vedere a lui, non glielo dimostravo. Perché lui doveva capire che io non stavo lavorando.
che in casa mia mi potevano dare quello che potevano. Quindi tu lo sai che nelle condizioni in cui sono io, quindi devi pensarci tu. No. Infatti, lui è diplomato in ragioneria, adesso fa il rappresentante medicinale. Quindi guadagna abbastanza. Sta bene lui. Infatti lui cosa... Non è sposato, no, non ha altre legami. Cioè c'ha una donna così, logico. Infatti lui batteva sempre che voleva che io gli dessi il nome, che lui desse il nome al bambino, ma io non, questo no. Perché una volta che lui c'ha il nome al bambino, logico, anche la legge me lo obbliga a darglielo. Perché glielo devo dare? Se lui non l'ha riconosciuto quando è nato, neanche ora. Vuol dire, cioè, se quando è nato si è rifiutato di... Si è rifiutato, addirittura lui neanche c'era a Cagliari, quando è nato il bambino. Lui ha visto il figlio, sa... Come? Io ero in pullman che stavo andando da mia cognata, come sono scesa io, lui era nel pullman che è passato, ci siamo incontrati, io per giù e lui in pullman, mi ha fatto la mano di aspettarlo. Immagino, aveva 15 giorni il figlio quando lui l'ha visto. Guarda mio figlio, lo vede? Ah, che bello. Aspetta. Poverino. Peccato. Perché peccato? Peccato averlo buttato. Il padre pure conosce. Fino a 2 anni fa lui lo frequentava sempre, il padre. Però suo bambino ha avuto fortuna che ha trovato una... che ha avuto una mamma coraggiosa. Poi c'è mia madre, guardi, guardi, eravamo a casa adesso. Il bambino dov'è? Subito cercano il bambino. Meglio ormai. No, poverina, povera. E adesso Paolo è grande, c'ha 10 anni. Sì, anche questo. È sempre il suo cognome. Sì, sì, e infatti non glielo lascio dare dal padre proprio. No, vostro amore di Dio, perché tanto lui sarebbe capace di prendermelo. Perché, vede, mio figlio, perché lui lo sapeva prendere. Cosa vuole un bambino piccolo? Lui, qualsiasi cosa che lui desiderava, lui era pronto. Ecco perché io avevo anche paura, ho detto questo me lo tira il bambino, perché vedeva che lui le poteva comprare tutto, io potevo fare quello che potevo fare, capite? E avevo anche paura per quello. Perché lui è un po' egoista, perché non è un padre normale. Ma non è che ti sei fotografato da ragotare. Prego, mischio. Che bello. Ma quello no. Quando quello che aveva, quello che c'era a casa, mischio. Ma vede qui, qui c'ha 2 anni. Però capisce l'importantissimo volerlo. Però lo sai cosa? Un giorno ci sono, rimasta così male che mio figlio mi fa, dice mamma, dice ma è importante avere il cognome del padre. Io ci sono, adesso a scuola no, perché dice te lo immagini mamma quando avrò il cognome di papà. Io sono rimasta. No, sa perché, sa, il padre c'ha soldi. Lui le piacciono i soldi e c'ha un bel giardino il padre, perché l'ha portato dei mandarini, aranci, capisci? E allora lui le diceva, vedi Paolo, sì, tu quando sei grande vieni a aiutare a papà. E allora lui le sono rimaste impresse queste cose. E mi fa questo il giorno. Dice mamma, sarò importante quando avrò il cognome di papà. Ho detto, ma senti Paolo, gli ho detto, che differenza cambia avere il cognome di mamma oppure quello di papà? È la stessa cosa. Ah, allora non sono importante? Ho detto, no, è la stessa cosa. Non ha nessuna importanza. Io ci sono rimasta male, lo sa. Ho detto, ma guarda questo bambino cosa va a pensare.